Buongiorno a tutti voi, che sia un giorno pieno di speranza per tutto il mondo. Oggi noi siamo chiamati a vivere.
Ribongiorno a tutti voi. Oggi è un giorno 18 novembre 2023, è un giorno come tanti altri, un giorno di bel tempo, si spera. Oggi noi cantiamo, balliamo, lodiamo, signori, di sordo dai morti, viva Gesù e Maria, viva e viva Maria e viva. Oggi e sempre noi lodiamo, oggi e sempre noi danziamo, in attesa del ritorno che verrà pieno di misericordia e d'amore per intero lui porterà. Porterà Gesù e Maria, porteranno via e amore. Cos'è il cristiano senza fede? Il cristiano senza fede è vuoto. Come avere una malattia, la fede ti allontana la malattia, che è il peccato. Per noi dobbiamo essere uomini e donne di Gesù, attenti non alla formula o al salotto, alla formula del salotto, ma dovremmo essere attenti più a camminare, a testimoniare, a conoscere le parole del Vangelo, perché il Vangelo è la chiave. Secondo me, io non parlo da sacerdote, ma parlo da credente cattolico battezzato a Roma dal 9 gennaio del 1991, mi sono battezzato.
intendi? O sul battesimo, il sacramento del battesimo, ricordo. Perché quando dice proprio Francesco di ricordare la data del battesimo, sarebbe il compleanno cristiano, è una cosa bella questa. Secondo me è una cosa bella, perché ci unisce in sincronia con la Chiesa, con Gesù, con Maria, con Santo, con Giuseppe, dicendo. Perché Gesù è amore, Gesù e Maria sono amore, sono la bussola per il cristiano per far camminare nella fede, nella fede. Io vengo da una comunità agnana, alla devozione a Maria, titolo, sempre me lo dimentico, non c'è giusto perché ha un bel titolo, Maria Santissima della Misericordia, Madre nostra, io aggiungerei della Misericordia, insegnaci a essere misericordiosi con gli altri, con il nostro prossimo, aiuta a non peccare più, aiutaci a allontanare il peccato dal nostro cuore. Il peccato porta lontano da Gesù, da Maria, da tutti, come un amico che litiga con un proprio amico, con il proprio amico. Cioè, il peccato è questo, secondo me, poi non so se mi spiego bene, se non. Poi a Legnano c'è la festa di San Basilio Magno, grande protettore nostro, cioè nostro nel senso è il padrone, è il compadrone con Maria dovrebbe essere, è il santo che protegge Legnano dalle carestie, da tutto. Cioè, preghiamo lui un'Ave Maria, che dite a San Basilio Magno con San Gregorio? Aggiungerei pure San Basilio Magno, grande protettore nostro, accogli la nostra preghiera, ti preghiamo affinché nascono cuori puri e devoti a Gesù, al cuore sacro di Gesù, al santo cuore di Gesù, al sacro cuore di Gesù, che abbiamo pure un grande pathos di cuore di Gesù. Dovremmo noi ricoprire Sant'Antonio, cioè abbiamo fede, dovremmo noi coltivare, come dice il nostro padre Francesco, la fede. Cioè, non vedo, cioè, non vedo, io faccio di studiare immagini, ma penso quello solo di la messa, quello di coltivare la propria fede, di aiutare i giovani, aiutiamo i giovani, Locride, non di Locri solo, ma tutta la Locride, intendo di Agnano, d'Africo, di San Luca, di Platì e così via dicendo. Poi, non so come Platì, San Luca, nel mondo conoscete come ci sono fatti di cronaca. Dobbiamo noi costruire una grande, non fede di consumo, ma fede d'amore, di dono, di donarsi, ma non fino alla morte, perché la morte verrà un giorno pure per me. Ma dobbiamo costruire basi per oggi, per l'eternità terrena e celeste. Dovremmo essere noi attori in primis del Vangelo, perché il Vangelo, io non conosco tanto tante letture del Vangelo, però andate, voi che siete appassionati di letture, leggete il Vangelo di ogni giorno. Una bella cosa è quello. Io ho letto quando ero
non politico. Io non voglio parlare oggi di politica, perché la politica è molto cambiata degli ultimi cose. Cioè, lasciamo stare la politica, perché adesso c'è la guerra, quindi la guerra non noi. Loro devono sapere parlare con condizioni di caos. Avete visto alcune dichiarazioni, mi fanno vedere che l'Italia si sta isolando. No, l'Italia non sta isolando. L'Italia ha deciso di astenersi dall'ONU perché, se non mi sbaglio, mi correggerete, come dice Giovanni Paolo II, il Santo Giovanni Paolo II, grande uomo di Dio e di Papa, come Giovanni XXIII, Giovanni Paolo I. Sì, cari amici, io vorrei lasciare non palazzi, ma qualcosa di
Alla prossima diretta, perché quando sarà un'ora di diretta, stacco. Forse farò un'altra diretta, non ho deciso di dirvi, perché queste sono dirette non vuote, spero utili, spero utili in vostra compagnia, perché il tempo spesso per voi, per stare in vostra compagnia è utile sempre. Alla prossima diretta, quando sarà